Ancora ci sono dei posti. Siete fortunati. Allora, meno 4. Bravi. Mettete ancora davanti, altri 5-6 possono mettere. Accomodatevi avanti. Io non rubo la parola a nessuno, soltanto che vi dico una cosa sola, una cosa sola. È un evento bellissimo il Bagno e siamo tutti felici se sarete molto attenti a tutto ciò che noi diciamo e voi ci direte. Grazie. Siccome io sono una persona
persona che fa della buona fede e dell'onestà un elemento fondamentale del proprio lavoro, le direi e vi direi di lasciare perdere, perché purtroppo andrebbe incontro a una vita meravigliosa se ha la fortuna che ho avuto io, ma in questo momento andrebbe incontro alla disoccupazione sicura, al precariato sicuro. Naturalmente molti di voi, soprattutto quelli più grandi che devono fare delle scelte per il proprio futuro, diranno «Eh già, invece io che voglio fare il professore, no, io invece voglio fare il geometra, il ragioniere». Beh, ecco, già chi vuole fare attività di questo genere ha più possibilità di lavoro. Per quanto riguarda il lavoro del giornalista, andremo incontro a un periodo devastante per tante cause che non sto qui a elencarvi, molte colpe anche della mia generazione, io ho 59 anni, tutti voi potreste essere miei figli, qualcuno anche mio nipote, insomma, considerando un'eventuale procreazione molto giovane, però purtroppo questa è la situazione in questo momento. Non è che ho voluto rispondere subito a questa ragazza per scoraggiarla, perché magari poi domani lei diventerà giornalista e magari si troverà di fronte a me, anziano, direttore. Però questo è uno dei grandi drammi del nostro tempo ed è soprattutto un dramma che ai noi riguarda voi. E bene o male noi quello che dovevamo fare abbiamo fatto. Sappiate che ci sono molti miei colleghi che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi andranno a casa e non sarà facile per loro a 45, 46, 47, 48 anni trovare un nuovo lavoro, perché hanno fatto tutta la vita questo lavoro. Io certe volte ci penso, se domani mi capitasse una disavventura per cui non posso più fare il giornalista, sì, posso fare lo scrittore, quindi farei la fame, ma potrei, non lo so, inventerei sicuramente qualche cosa. Perché ho voluto iniziare con questo spunto? Perché io sono convinto che al di là di Bernardo, di Benedetto, di Abelardo o eventualmente anche di Malacarne, cioè di quell'altro tema che abbiamo messo sul tappeto, cioè la criminalità organizzata, l'andrangheta in particolare, la droga, la legalità, il problema vero che si deve affrontare insieme ai nostri figli è questo: quale futuro possono avere in questo nostro paese? Poi voi vivete in una regione di cui si parla praticamente mai, perché ci sono delle volte che la Basilicata, uno dice, la Basilicata è già tanto se uno sa che Matera è in Basilicata. Potenza viene spesso confusa con altre regioni, lo sapete benissimo. Io lo so perché vedo i sottotitoli. Baglio, provincia, Potenza, Calabria piuttosto che Puglia, piuttosto che altre regioni, perché c'è. La Basilicata è piazzata in un punto dell'Italia dove si confonde. Invece è una regione dove tutte le volte che vengo dico, ma mi volete spiegare perché, qui chiudo subito questo preambolo, noi viviamo in un paese dove a Vaglio, che sono 2000 abitanti, 1.080, ho saputo adesso, c'è una ricchezza culturale, architettonica, pittorica, storica, che il Belgio non ha. Non dico Parigi, perché Parigi è Parigi, ma il Belgio, cioè un grande paese dell'Europa, non ha tutto quello che c'è a Vaglio, che uno prima di venirci deve guardare sulla cartina o deve mettere sul navigatore, sempre che prenda il GPS, perché come sapete noi viviamo in un paese dove qui ci sono molti insegnanti, adesso c'è la pagella online, le comunicazioni online, però a casa mia, a Monteverde, quartiere di Roma, internet prende da cani. Quando ho fatto presente all'epoca al ministro Brunetta, guardi che è inutile fare le faccine, le cose eccetera, perché qui non funziona, la rete in Italia non funziona come in altri paesi, quindi è inutile fare delle cose che poi concretamente non hanno una realtà di possibilità.
possibilità di azione. Vedo sguardi anche annichiliti e scoraggiati, però io sono stato recentemente ad un incontro con 800 esaminandi all'esame di Stato dell'Ordine dei giornalisti, invitato dal Presidente dell'Ordine dei giornalisti, e ho fatto questo stesso discorso. Alla fine persino una ragazza, una signora di 27 anni stava per fare l'esame, si è messa a piangere perché ha detto: vabbè, ma io allora che ho fatto tutta questa fatica, eccetera. Purtroppo però, ve l'ho detto, io cerco sempre di essere sincero. Quindi, siccome mi era stato chiesto un consiglio, ho dato subito una risposta. E adesso procediamo. Grazie davvero. Abbiamo fatto un piccolo strappo alla scaletta, perché il benvenuto viene dato ufficialmente dal sindaco, dal padrone di casa, diciamo, del paese, e che è il nostro Giuseppe Agiotai. Grazie anche per la presentazione. Spero da non so dare da tutti, perché è difficile. Dicevo prima, appena sono arrivato, il dottor Pamparano, che oggi per me è una giornata particolare, perché al netto della manifestazione di per sé, come dire, già di assoluto livello, vorrei far presente, insomma, al dottor Pamparano, che non è che si organizzano in Basilicata ogni giorno, insomma, situazioni del genere, di così alto contenuto, e soprattutto con personalità, insomma, di tanta, come dire, onestà intellettuale e riconosciuta capacità professionale. Perché per me, appunto, insomma, il dottor Pamparano, dal punto di vista del giornalismo, è un punto di riferimento. Perché, lo diceva prima, insomma, nella risposta, vuol dire, cruda, che dà alla domanda, insomma, della studentessa, non è solito usare, insomma, i luoghi comuni per descrivere le situazioni che ogni giorno, insomma, vedono, diciamo, coinvolto come osservatore e come opinionista. Quindi abbiamo doppio onore, prima appunto di poter ospitare, insomma, una personalità come lui, e secondo, perché appunto ho un certo, vuol dire, attaccamento, insomma, alla sua persona e alla sua cultura. Non è uno che usa, può darsi che questo, insomma, sia stato anche per forse sotto certi aspetti un limite, non usa luoghi comuni e enfatizzazioni, usa parole misurate, parole che vanno nel profondo, e forse, insomma, in questa televisione che spesso cerca la rissa, cerca, insomma, come dire, il dibattito anche sterile, insomma, che faccia a tutti costo audience, insomma, probabilmente, insomma, forse non è proprio il soggetto, insomma, che si possa trovare più a suo agio. Per cui riuscire, per quanto mi riguarda, sono anche personalissima opinione, riuscire ad essere comunque riconosciuto, insomma, per quello che nonostante tutto quello che lo circonda, insomma, è sicuramente per lui un motivo di onore, per noi anche un motivo di orgoglio, per me un motivo di orgoglio, insomma, sentirmi, quindi, legato culturalmente a lui. Quindi ancora i più sentiti ringraziamenti per l'onore che ci dà di essere qui, grazie. E grazie anche a Vittorio, ovviamente, che ha messo su tutto questo, senza della quale probabilmente oggi non saremmo qui. Grazie ancora. Grazie al nostro sindaco. È stato davvero un caso fortuito e fortunato. Con Rodolfo, che sapete che è mio marito, ci siamo arrampicati sulle montagne per andare a fare una passeggiata, rischiando di, almeno personalmente, di fare qualche rotolone, eccetera. E mi sono trovata a passare di sera in questo posto, lì vicino alla strada, qui vicino, ho visto illuminato. Sono entrata, stavano allestendo la mostra sui Templari, mi sono stata ricevuta da
Nicola Barbatelli, e quindi gli ho chiesto che cos'era e mi sono trovata davanti San Bernardo. E dico, così che ci fa San Bernardo qui? Perché io prima di voi ragazzi mi sono venuta a spiegare le cose, ma mi sono dovuta documentare, perché le notizie le sapevo così in maniera approssimativa. E c'è San Bernardo, c'entra con i Templari perché ha scritto una regola per i Templari. E allora abbiamo detto, io so che tutto questo è stato narrato da Andrea Pandorana in uno dei suoi tre libri della trilogia. Il primo è questo San Benedetto, che parla dei monasteri benedettini, ma siamo molto più indietro col tempo. Ragazzi, vi ricordate quando da alcuni di voi ho detto usiamo la macchina del tempo, che è la nostra mente? Stiamo parlando oggi, andiamo indietro nell'undicesimo secolo, ma qui per San Benedetto dobbiamo andare ancora un po' più indietro, perché è lui che ha fondato questo ordine, Cluniacense, a cui poi Bernardo si è ispirato. E poi c'è un altro libro su Abelardo, l'ultimo nato era proprio Bernardo. E il titolo completo è Benedetto padre di molti popoli, si ritiene padre fondatore dell'Europa. Abelardo con passione e ragione per il suo amore con Eloisa, e il nostro Bernardo il chiostro della strada. Allora ho detto a Nicola, vogliamo provare a telefonare? Un colpo di fortuna, mi ha risposto subito. Adesso in questi giorni io ho temuto di non riuscire a realizzare questa giornata, perché non mi era facile trovarlo. Quella sera mi ha risposto subito, ci ha detto sì. Allora, eccoci arrivati, ed ecco a voi l'intervento di Nicola Barbatelli. Grazie di cuore ovviamente a tutti voi, in particolare a Vittoria, è stata geniale, lei vi ha raccontato un po' quello che è successo quella sera mentre eravamo su impegnati a vestire la mostra, quando io ho avuto il piacere e l'onore ovviamente di parlare al telefono per la prima volta con il dottor Palpana, che mi è sembrato subito disponibile. Insomma, io mi sarei aspettato ovviamente insomma, una anticamera lunghissima, invece ho raccolto dall'altra parte un entusiasmo immediato, perché come dire, questa vicenda di questo monaco straordinario narrato appunto nelle pagine dell'ultimo libro del dottor Pamparana si lega a questo ordine straordinario, che è l'ordine dei Templari. Qualcuno di voi ha avuto occasione prima di vedere quel video che abbiamo proiettato, è stato realizzato alcuni anni fa col contributo di Mediaset, con, grazie all'intervento di Fabio Tandolini, di Marini, di Maurizio Costanzo stesso, che fortemente rivolsero l'attenzione su questa tematica. Perché? Perché forse, e niente poco di meno che, come ricordo ancora le parole di Franco Marini, per Dini l'Indina, ricordo questo esordio, forse il fondatore di questo ordine combattente non è francese, così come c'è stato fatto credere per secoli, probabilmente un lucano forse di Forenza, ma questo merita ancora di essere adeguatamente approfondito. Bernardo si inserisce in questo contesto storico perché arma questi cavalieri, arma gli spiriti di questi cavalieri e, come dire, l'aggressività è giustificata proprio dalla difesa della cristianità. Un fenomeno straordinario per quel periodo e che nasce proprio da una figura straordinaria che è Bernardo, che concepì la regola per i cavalieri di Cristo. Noi sopra abbiamo esposto una statua importantissima che la letteratura locale ci descrive già dal XVI secolo, probabilmente molto più antica, probabilmente medievale. Adesso si presenta, come dire, stravolta rispetto alle sue condizioni originarie, perché è stato oggetto di un restauro impegnativo che insomma non lasciava termini diciamo se non quelli che vediamo oggi. L'intervento è stato invasivo, però in particolare questa statua,
al di là della sua primitiva collocazione proprio a Baglio, seta di Baglio, è una piccola testolina, una testolina che è applicata ai piedi del santo e che ha inciso qui sulla fronte un simbolo che in apparenza, almeno diciamo per quella che è stata la prima lettura, sembrava così, insomma, inconsistente, che non avesse alcun riferimento con la stampa. Ebbene, quello è un cantre de Cesare, è un simbolo dei costruttori di cattedrali. E c'è voluto tanto per cercare di capire che cosa mai potesse riferirsi, a cosa potesse mai riferirsi questo simbolo rispetto alla statua. Sappiamo dalla letteratura più antica che questi ordini si legavano ai cistercensi, ai grandi costruttori di cattedrali. Per cui questo riferimento, che sotto il profilo cronologico noi non adesso ancora ci affanniamo a riconoscere e a datare, è un riferimento estremamente indicativo. Perché? Perché la prima volta che noi affianchiamo queste due tematiche così, come dire, bizzarre, contenuto così anche interessante e profondo, che è appunto quella del monaco costruttore di cattedrale, alla figura del santo che ha concepito la regola dei templari. La mostra poi ha un'ampia sezione dedicata anche alla parte fotografica di quello che è l'ordine dei templari ricostituito, una serie di, come dire, atti cartacei che narrano addirittura di personalità politiche di un certo livello e che, come dire, si corrispondono a vicenda con il titolo di potentissimo, per cui è personalità importante, dicevo prima, nel mondo politico degli anni 60, una corrispondenza addirittura tra magistrati, l'abbiamo resa nota, l'abbiamo pubblicata e sopra, proprio anche per capire e per indagare questo fenomeno, quanto diciamo fosse esistente questo fenomeno del templarismo associato, affiancato a queste organizzazioni, diciamo, come dire, occulte, chiamiamole così. Un'altra parte della mostra poi è stata dedicata al fondo tratto, diciamo, la copia del manoscritto del processo contro i templari, e lì in effetti sono raccontate, diciamo, è raccontata la verità di questa strage ai danni di quest'ordine, con le lettere di Clemente V. Una parte finale poi appunto della mostra accoglie anche un piccolo spazio di lavori realizzati dai ragazzini, un po', diciamo, per raccontare qual è stato il mito dei templari dal 1100 fino ad oggi. Io non vi rubo ulteriormente tempo, anche perché dobbiamo dare spazio all'autore di questo libro, ma vi ringrazio veramente di cuore di essere qui stamattina, e ringrazio veramente di tutto il Pantano. Allora, da questa parte le presentazioni sono state fatte. Veniamo alla presentazione adesso di chi è di fronte a noi. Allora, ovviamente comincio qui anche dai padroni di casa. Abbiamo la scuola Don Milani di Vaglio, accompagnata dalla preside, che è Carmelinda Cafasso. Da due sedi di Potenza, una di Via Tirreno, accompagnata dalla professoressa Cannone. Nomino solo i referenti, ma ovviamente ringrazio tutti e ringrazio la preside di essere oggi qui con noi. Ovviamente teme che io aumenta di ringraziare qualcuno, no, assolutamente. E per la scuola di Via Bramante, connessa a quella di Vaglio, la professoressa Ungaro. Poi il liceo, perché vedo qui che c'è tra noi l'avvocato Glinni, che
dicevamo prima, che è un argomento da indignato speciale. Il Rai è nato su RTL 102, è in televisione, l'indignato speciale lo conoscete tutti. Bisogna fare qualcosa per le ferrovie della Lucania. Come bisogna fare qualcosa, dicevi tu prima, bello, più importante del vecchio, bisogna fare qualcosa per la Basilicata, sempre con l'indignato speciale. Lui è venuto qui, ma lo sapete ragazzi, che è stato nominato cittadino onorario di un paese della Calabria, si chiama, io confondo sempre, Cetrano, cittadino onorario di Cetrano. E allora sindaco, noi chiediamo a noi di venire qui ogni anno e lo facciamo cittadino onorario dell'area di Basilicata, mi pare che sia. Per il turismo fu il dottor l'avvocato Musacchio,
quale fu veramente molto molto coraggioso. Come anche in altre occasioni, devo dire che l'unico che mise a disposizione spazi, ma anche un poco di, magari di risorse e di tempo, che ci ha poi consentito di ritrovare addirittura un quadro, grazie al dottor Battaglieri, di Leonardo da Vinci, che vedete attualmente addirittura minimato dal più grande artista del mondo, ma anche altre attività che poi, diciamo, storiche, che trovate sparse per questo museo, che da piccolo, diciamo, centro sconosciuto della Basilicata, oggi effettivamente basta digitare Museo Leonardiano Bagno di Basilicata e ve lo trovate su tutti i siti del mondo, compresi quelli della Cina e della Corea. E con questo è tutto, diciamo, il mio intervento, e vi ringrazio. Cercando col tatto di avvertire il pulsare di una materia essa pura creata. Quindi, ancorché fredda, è dura, ma viva. Nell'altra mano teneva il libro dei Salmi. Lo leggeva compitandone le parole, una per una, fermandosi ad intervalli regolari, per lasciare che la sua mente si impregnasse fino in fondo del significato di quei verbi, quegli aggettivi, quei pensieri. Giunto in prossimità della fontanella da cui sgorgava sempre acqua fresca e chiara, da una fonte scavata anni prima sulla roccia che sovrastava un muro laterale del monastero, si fermava e interrompeva la lettura. Si chinava verso l'acqua che cadeva nel sottostante vaso di pietra, immergeva la mano libera e si toccava la fronte per rinfrescarsi dalla calura. Fu uno di quei momenti che vide un raggio di luce riflettersi sul filo dell'acqua e colpirlo direttamente nell'anguilla. Un normale e banale fenomeno fisico, un semplice riflesso. Eppure, era proprio in quegli istanti, in un improvviso battito d'ali di un passero tra le fronde del castagno, nell'opalescenza e trasparenza di una farfalla posata delicatamente su un fiore di campo, nel canto stridulo di una rondine sotto il grigio tetto di ardesia, nel ronzio irregolare di un'ape intenta a nutrirsi sulla corolla di una margherita. In tutto questo lui coglieva tutta la potenza ineguagliabile della creazione divina. Ed erano quei gesti minuti, quei suoni accennati, quei colori confusi, quei profumi appena percettibili che gli facevano scorgare le lacrime che copiose inondavano il suo viso pallido. Sì, Dio era lì, con lui e per lui, e lui, monaco e peccatore, era lì, per lui e con lui. Grazie a tutto, a cui io chiedo sempre di poter entrare nelle storie, ma oltre ad essere entrati a vedere Bernardo nel chiostro, dobbiamo dire che anche Andrea, nello scrivere, è diventato Bernardo. Gli riconoscono tutti questo grande merito di riuscire a rendere vivi i personaggi, perché è lui stesso che entra nel loro animo. Allora io chiederei a Andrea di prendere l'altro microfono e di continuare con questa storia di Bernardo.
Come ero arrivato? Quando ero arrivato? Io? Non ho... Ci riferiamo dove? Credo a Chiaravalle? A Clervo. A Clervo, diciamo. No, uno si confonde con Chiaravalle, Chiaravalle italiano. Cioè di Pavia. Sì. Intanto, non so se qualcuno di voi ha notato che io non ho scritto la vita di San Benedetto, padre di molti popoli. Abelardo non è un santo, ma neanche di San Bernardo. Io ho scritto una biografia romanzata di tre uomini che hanno lasciato un solco indelebile nella storia del mondo occidentale. Limitiamoci a questo. Quindi Abelardo, Benedetto, Abelardo e Bernardo. Anche perché, essendo io, come ho sempre affermato di me stesso, un laico dubbioso e anche un po' rompipalle per alcuni miei amici che invece hanno